Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di una tipologia di droni che non avevo ancora portato sul canale, che sono i CineVoop. Questi droni che sono molto particolari perché sono strutturalmente fatti in maniera molto particolare. Adesso tra poco ne guardiamo uno da vicino, perché quello che guarderemo oggi è il Green Hornet della iFlight, un marchio che secondo me è tanta roba nei droni diciamo preassemblati, insieme alla GPRC. Sono i due marchi secondo me migliori se volete acquistare un drone qualsiasi, che sia un CineVoop, che sia un drone long range, che sia un drone freestyle, che sia un drone racing. Qualsiasi tipologia di drone vogliate acquistare preassemblato, sicuramente iFlight e GPRC sono i due marchi migliori. In questo caso guarderemo questo CineVoop della iFlight, il Green Hornet, che ragazzi è questo. Adesso però, prima di guardare come è fatto il drone, guardiamo all'interno della confezione cosa troviamo quando lo andiamo ad acquistare. Ovviamente troviamo il drone, e poi all'interno della confezione, molto bella perché è tutta nera quindi molto aggressiva, troviamo un sacchettino con la gomma da mettere sotto al, diciamo, dove si appoggiano le batterie per non farle scivolare, degli adesivi iFlight, una cinghia in aggiunta a quella che c'è già montata sul drone, poi un foglio che è il manuale di istruzioni dal punto di vista dei collegamenti nel caso vogliamo andare a modificare o aggiungere o cambiare qualcosa. Qua c'è tutte le tipologie di collegamenti e le configurazioni di Betaflight nel caso vogliamo andare a modificare qualcosa di quello che è, diciamo, la versione che ci arriva. Qua troviamo degli altri sticker molto carini, e poi qua troviamo le quattro eliche di scorta. Questo è tutto quello che c'è all'interno della confezione, ma adesso andiamo a guardare ovviamente il drone da vicino. Quindi mettiamo via la scatola e prendiamo il Green Hornet. Allora ragazzi, questo drone è fantastico. Allora, colorazione pazzesca secondo me, perché questo verde acceso quasi fluorescente e nero è sicuramente un colore super aggressivo, infatti non per niente è usato dalla Monster. Cos'è ragazzi questo drone? Che uno, ha un prezzo sicuramente non esagerato per la tipologia di drone che è, vola bene, è preassemblato, preconfigurato, vi arriva già con Betaflight 4.2 e già con la configurazione, diciamo, ottimizzata per questo drone, quindi non dovete fare assolutamente niente. Se comprate poi la versione come ho fatto io, con la ricevente già inclusa, andando a scegliere tra le varie riceventi disponibili, potete scegliere fra tre riceventi FR Sky, potete scegliere tra TBS e Crossfire, e in alternativa potete acquistare la versione senza ricevente e mettere voi la ricevente che volete. Per il resto ragazzi è pronto al volo, e per come vi arriva il drone appunto in Betaflight dovete fare veramente pochissime cose. Allora, beh, innanzitutto dovete accoppiare il vostro radiocomando con il drone, quindi farete il bind del vostro radiocomando con il drone, e poi una volta collegato in Betaflight, la configurazione è già tutta ottimizzata per questo drone, dovete solo andare a configurare solo tutti gli switch e via dicendo, i vari comandi del vostro radiocomando appunto con questo drone, ma per il resto non dovete toccare assolutamente niente. Un'altra cosa, questo drone è disponibile in due versioni, versione 4S e versione 6S. Questa è la versione 4S, io ho montato delle batterie 4S da 1550 mAh, 100C di scarica, e devo dire che non sono niente male. In più la colorazione delle batterie è, diciamo, in abbinamento al drone, quindi è stato un caso, però in effetti sono rimaste abbinate al drone, e secondo me quando l'estetica è buona è una cosa in più che non guasta mai. Altrimenti lo potete acquistare nella versione 6S, che costa un pochino di più, quindi dovete scegliere voi quando lo andate ad acquistare. Allora guardiamolo un attimo da vicino. Allora, il drone vi arriva così com'è, preassemblato tutto, dovete solo andare a montare l'antenna, che quando vi arriva è smontata questa piccola antennina che dovete andare a montare. Se volete gli mettete questa, o se no potete metterne una che preferite voi. Comunque questa io ho visto che va veramente bene, anche perché la VTX di questo drone arriva fino a 500 mW. Io ce l'ho impostata a 200, perché per quello che l'ho usato io fino adesso era più che sufficiente, così si evita di andare a scaldare tantissimo la VTX. Comunque sappiate che arriva fino a 500 mW. Ovviamente la cosa interessante di questi droni è la possibilità di montare delle
delle action cam, che poi è diciamo il loro bello, perché essendo dei cinewhoop appunto sono cinematici, nel senso che si muovono in maniera molto lenta, e ci danno la possibilità, installando un action cam, di avere degli effetti video secondo me pazzeschi dal punto di vista della particolarità appunto delle riprese video che andiamo a fare. È possibile acquistare già supporto per GoPro Hero 7 8, fatto in TPU. Io non l'ho acquistato senza niente perché non ho una GoPro, quindi avendo una DJI Osmo Action e avendo una Insta360 mi sono stampato il supporto in TPU qua sotto, poi gli ho messo due OR in modo che gli si dà questo diciamo molleggiamento, perché questi droni generano davvero tante vibrazioni create dalla turbolenza qua dell'aria all'interno diciamo di questi dischi protettivi, sia da tutto il carbonio che c'è, che sia sopra che sotto il telaio in carbonio trasmette un sacco di vibrazioni, quindi tutto questo genera davvero tante vibrazioni. Quindi diciamo che è un supporto totalmente rigido, va a creare un po' di effetto yellow, mentre con un supporto in TPU, in più io avendo messo sotto due OR, come vi dicevo, creo questo molleggiamento e l'action cam riesce comunque a stabilizzare questo ondeggiamento con la sua stabilizzazione, mentre le vibrazioni fa davvero fatica a stabilizzarle. Quindi, come vi dicevo, la cosa bella appunto è andare a montare un action cam. Poi parliamo del cuore di questo drone. Allora, come ESC abbiamo un ESC 4-in-1 con 35 ampere Heli S, quindi non è un Heli 32 dal punto di vista della tipologia dell'ESC, della configurazione. Poi cosa dire, monta una camera CADS EOS 2, una camerina molto semplice, non è una cosa che ci fa gridare al miracolo, però è una camerina che si difende bene. E poi ragazzi, cosa dire, le dimensioni, se lo guardate bene è un drone che non è per niente ingombrante, perché se lo guardate rapportato all'action cam capite che non è veramente ingombrante, è un drone da 3 pollici, sebbene ha tutto questo ingombro di diciamo paracolpi, rimane un drone davvero piccolo di dimensioni, se vogliamo, non è così ingombrante. Pesa 260 grammi senza le batterie e senza l'action cam ovviamente. L'unica cosa che non mi piace è il rumore, che veramente sono davvero tanto rumorosi, questi cinewhoop, perché comunque generano tantissimo rumore dovuto appunto da questi dischi e dall'aria che viene dal vortice d'aria che si crea all'interno appunto di questi dischi protettivi. Tutto questo genera tanto rumore, ecco, quello non è una cosa che mi piace, però da pilotare ragazzi appunto ci permette di fare davvero tante cose, perché lo si può pilotare in maniera lentissima, cioè tipo così, andando avanti lentissimi ma senza far fatica, cioè qua così la fatica è farlo andare forte, farlo andare piano ci si va tranquillamente. La durata delle batterie, con queste batterie in questa versione 4S da 1550 mAh, sono arrivato a poco meno di 5 minuti, si può arrivare al massimo 5 minuti, non di più. Però dal punto di vista del divertimento quei 5 minuti sono davvero tanta roba. Quindi trovate tutti i link sia del drone che delle batterie qua sotto in descrizione. Adesso non perdiamo altro tempo e facciamo un test di prova con questa Insta360 e Green Hornet. Ovviamente la Insta360 la vedremo nelle due configurazioni, configurazione con modulo 4K classico, che è la novità appunto di Insta, che è questo modulo che fa un'inquadratura classica come potrebbe essere un action cam qualsiasi tipo GoPro, o andando a sostituire il modulo e mettendo il suo modulo a 360 gradi. Quindi faremo entrambe le prove, cioè nel video che andrete a vedere vedrete sia immagini col modulo 4K classico o con il modulo a 360. Scrivetemi nei commenti cosa vedete meglio, sia dal punto di vista della qualità video che della stabilizzazione, vi dicendo che comunque questo modulo 4K è per Insta una novità, perché non ha mai fatto moduli semplici in 4K con un obiettivo solo. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e facciamo questa prova con Green Hornet della iFlight. Ok ragazzi, questi cinewhoop hanno di particolare ovviamente il fatto di poter portare tranquillamente un action cam, quindi in questo caso una Insta360 One Air, ma potrebbero portare una DJI Osmo Action o una GoPro Hero 7, 8, 6, quella che volete. L'altra cosa ovviamente interessante è che avendo questi paraeli che
che li proteggono in maniera, diciamo, quasi totale. È possibile avvicinarsi a oggetti, quindi volare anche all'interno, volare in casa, volare molto radenti al terreno, volare dove ci sono oggetti magari delicati che magari è possibile andare a danneggiare con un qualsiasi altro drone. Con questo, ovviamente, avendo questa spugna protettiva intorno ai paraeliche, si va a evitare tutto questo. E l'altra particolarità che li rende appunto dei cinebuffe è il fatto che è possibile pilotarli in maniera molto lenta. Vedete come io sto andando veramente piano, perché se si vuole con questi cinebuffe è possibile andare davvero davvero piano per passare in punti davvero ostici e soprattutto fare riprese cinematografiche davvero interessanti. Opla! Vedete che il movimento è davvero davvero lento, niente di paragonabile a un drone FPV Racing, quindi è tutta un'altra cosa, quindi da qua non aspettatevi prestazioni pazzesche perché sono appunto dei cinebuff. Quindi adesso facciamo un po' di giri in questa location. Ragazzi, la location è sempre la stessa, è quella da parte della casa dei miei genitori, dove porto mia figlia perché io tuttora lavoro, mia moglie anche, quindi lei viene qua e io ne approfitto per volare in questo campo adiacente alla loro casa. Perché comunque più di così non si può fare, nel senso che non si può andare in giro, quindi mi accontento di questo campo. Quindi la location non è da cinematic video, ma è solo per fare una prova di questo drone con una Insta360 One R e vedere anche la stabilità e la definizione di questa fotocamera. Quindi ragazzi, ogni tanto mi fermo nel parlare perché io pilotare e parlare insieme sono proprio negato, quindi il mio cervello fa fatica a fare entrambe le cose, quindi se ogni tanto sentite delle pause perché sono concentrato nella guida e mi perdo via, perché io pilotare e guidare sono proprio negato. Già non è che sia un fenomeno a pilotare e basta, figuriamoci se devo anche parlare. Ragazzi, comunque sono fantastici perché vedete, potete rallentare, andare veramente piano, passare in... Opla! Avete visto? Cioè, talmente si può rallentare che il movimento diventa talmente morbido che si passa davvero dove si vuole e poi comunque non si ha il pericolo di andare a danneggiare eliche né niente perché sono davvero super protetti. La durata della batteria, in questo caso io monto una batteria da 1550 mAh 4S e la durata è intorno ai 5 minuti. L'ho già provata, quindi siamo intorno ai 5 minuti, poi dipende da quanto si fa viaggiare ovviamente dal punto di vista del gas, però più o meno è quello. Il Green Hornet vi arriva già con Betaflight 4.1.2, è già preconfigurato, quindi diciamo che è la versione base 4.1.2, ma con già tutte le modifiche per ottimizzare questo drone, perché iFlight comunque non ve lo vende ancora da configurare, ma è già configurato. Poi lo potete acquistare con o senza ricevente, quindi potete acquistarlo con le varie riceventi FR Sky, o con ricevente TBS o senza ricevente, ci mettete la ricevente che volete. Comunque all'acquisto potete scegliere quello che volete. Poi vi lascio il link di Banggood in descrizione, così potete dargli un'occhiata. Siamo intorno ai 170 euro, una cosa del genere. Secondo me è un prezzo più che buono per un drone di questo tipo con queste caratteristiche. Esteticamente secondo me è fantastico perché comunque verde nero è colore spettacolare, un po' sì, calabrone verde, ma anche Monster, quindi veramente colore secondo me azzeccatissimo da parte di iFly per questo drone. Adesso ritorniamo, siamo a circa 5 minuti, ve l'ho detto, c'è l'allarme batteria, quindi adesso riatterriamo e magari facciamo un bel cambio batteria. Ok, tutto perfetto, avete visto, comunque 5 minuti siamo arrivati, dopo può variare, si può arrivare anche a 4, se si spinge molto di più, ovviamente tutto varia in base a quanto spingiamo noi con questo drone. Calabrone verde, ragazzi, recuperato, tutto integro. Voi avete visto già le immagini della Insta360, io non le ho ancora viste, ovviamente adesso vi sto parlando, quindi io non le ho viste in questo momento. Ovviamente era attiva la stabilizzazione flow state, quella famosa stabilizzazione che hanno tutte le Insta. Quindi ragazzi, cosa dire? Secondo me questo calabrone verde è fantastico, fatemelo spegnere, però che sennò bolle la VTX. Telemetria 7. Ok.
Allora, cosa dire ragazzi? Questo drone è fantastico. Il prezzo secondo me è super abbordabile, nel senso tanti CNV costano molto più di questo. È fatto benissimo che comunque iFlight, secondo me insieme a GPRC è fra i due marchi migliori dal punto di vista dei droni assemblati. Per chi vuole comprare un drone già assemblato, iFlight e GPRC sono sicuramente i due marchi migliori perché vi danno dei droni assemblati e già anche configurati dal punto di vista firmware, quindi con Betafly configurato e ottimizzato appunto per il loro drone. Vi basterà configurare le poche cose a livello di radio con Betafly, per ottimizzarlo per diciamo, le vostre esigenze e a quel punto ragazzi siete pronti a volare. Quindi in un attimo davvero batteria, configurazione. E pronti a volare con un drone che sicuramente è divertentissimo, che rimane molto facile perché comunque si muove in maniera lenta, quindi vi dà sicuramente molta sicurezza, non avete paura di andare a sbattere perché comunque avete tutta questa imbottitura, oltre ai paraeliche in plastica, avete l'imbottitura che protegge il tutto. Quindi ragazzi, se volete un drone CNVP senza spendere tanto, vi lascio il link di Banggood in descrizione. Volete fare dei video super interessanti? Questo sicuramente fa il caso vostro. Il Green Hornet della iFlight è sicuramente il drone ideale. Un'altra cosa, la Insta 360 l'avete vista nelle due versioni, come vi dicevo prima video. Scrivetemi nei commenti come avete visto il 4K classico, cioè il modulo standard Action Cam, e il modulo a 360, che secondo me il modulo 4K deve ancora migliorare, soprattutto nel dettaglio video, che non è, diciamo che il video ha un bitrate veramente alto, ma però diciamo, gli oggetti e i particolari non sono ben definiti secondo me, mentre col modulo a 360 tanta roba, Insta va bene, quello non delude mai. Quindi ragazzi, cosa dire? Scrivetemi nei commenti come avete visto il tutto, come avete visto il Green Hornet, come avete visto Insta360 sopra il Green Hornet e come avete visto appunto la qualità video di questa Insta360 One Air componibile. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questa prova, questo test di Green Hornet della iFlight, questo CNVP super fantastico e Insta360 One Air vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto e se vi va. E ovviamente ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao! Oh.